casa di amici, il salotto di Radio Roma. Ben ritrovati, siamo sul canale 14 del Digitale Terrestre, Radio Roma News. Questo è il salotto di Radio Roma, casa di amici, con me Giulia Capobianco in studio e in cabina regia il nostro Lucas, che oggi ci dà supporto, ma non manca mai Matteo Lupini, che è sempre lì pronto a darci ulteriore supporto. Eccolo qua, sempre pronto. Allora, direi che è arrivato anche il momento di ricordarvi che più tardi saremo in replica sempre su questo canale, quindi 14, 15 e poi sempre in digitale. Perché ve lo ricordo? Perché vi invito a rivedere, per chi magari in questo momento è impegnato e non può prestare troppa attenzione, il nostro spazio, quello dell'angolo del pare in coccia con la dottoressa Danila De Vincentis. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Buon venerdì. La giornata uggiosa, speriamo di portare un po' di sole. Esatto, e lo facciamo con una tematica molto interessante che ancora non svelo, perché voglio ricordare a tutti i nostri amici fan della rubrica, fan del canale 14 e fan di A Casa di Amici, che la nostra Danila De Vincentis è una parent coach, una coach professionista laureata in psicologia. Le sue sessioni sono online in Italia e all'estero e sono adatte a tutte le età, giusto Danila? Assolutamente, giustissimo Giulia. Bene, allora direi di iniziare a parlare di questo film meraviglioso di cui abbiamo visto le immagini in precedenza. Ho cercato di concentrare tutto in un trailer, anche se è difficile perché veramente ci sono diversi aspetti poi da analizzare di questo film. Però oggi decidiamo di parlare dell'amicizia. Esatto, oggi parliamo dell'amicizia, che è un tema bellissimo secondo me. L'amicizia è un'altra grandissima forma di amore, addirittura l'amore di coppia, l'amore tra le persone può finire, l'amicizia può durare per sempre. E quindi proprio questa è la tematica di oggi, partendo proprio da un film come Nemiche e Amiche, dove fondamentalmente l'inizio non è proprio dei migliori, ecco. Esatto, esattamente, perché poi in questo caso l'amicizia tra queste due donne, interpretate poi da due attrici che ovviamente hanno segnato la storia anche in questo caso, non solo di questo film, ma continuano ad essere il punto di riferimento di molti giovani, no, per la carriera intrapresa, l'amicizia tra queste due donne nasce poco a poco e in un contesto anche abbastanza complicato. Sì, esatto. Parliamo di due colossi, come dicevi tu, che sono Susan Sarandon e Julia Roberts. Sono due donne completamente diverse dall'età al modo di essere e di vivere, che si ritrovano torto collo, cioè non per loro volontà, a vivere fondamentalmente, a dover convivere insieme in qualche modo. Durante il film a un certo punto Susan Sarandon si ammala di cancro, un cancro terminale, e quindi lì il rapporto cambia, cioè le aspettative che una, ovvero Susan Sarandon, ha sull'altra cambiano, perché nel rapporto d'amicizia molto spesso ciò che gioca sono proprio le aspettative che noi abbiamo nei confronti delle persone nostre amiche. E quindi oggettivamente nel rapporto che va avanti, l'una inizia a farsi conoscere, a conoscere l'altra, in modo tale da vedere i punti belli, le parti più toccanti, più emotive, più vere e anche più fragili, che difficilmente si mostrano poi, no, nella nostra socialità. L'amico è quello a cui noi mostriamo tutto ciò che fondamentalmente possiamo essere, quindi ecco. Gli andiamo a mostrare il nostro essere e chi siamo veramente. Prima di arrivare a una domanda fatidica che secondo me molti dei nostri amici che ci seguono si staranno facendo e vorranno porti, quindi magari ci facciamo portavoce, volevo chiederti, nelle scorse puntate abbiamo parlato anche dell'amore, no? E quindi abbiamo premuto sul fatto che c'è bisogno di farsi amare, di essere predisposti. Anche in questo caso nell'amicizia bisogna farsi conoscere, quindi anche in questo caso è una predisposizione. Assolutamente sì, come dicevo prima, siamo noi che decidiamo poi il livello dell'amicizia, cioè quanto far entrare l'altro nella nostra vita, no? Abbiamo sicuramente tutti quanti noi persone che ci sono intorno, che stanno nella nostra vita in modi diversi e in maniera diversa. È vero anche che chi trova un amico trova un tesoro, perché il momento in cui io faccio conoscere a questa persona tutto il mio essere, nel bene ma soprattutto nel male, il fatto che questa persona poi ci comunque rimane accanto e insieme a me decide di far conoscere la sua
fragilità, il suo non bello, il suo brutto, diciamo fondamentalmente, questo va a costruire un legame che rimane nel tempo. E questo tipo di legame è quello per cui, anche se uno non si vede per anni, poi quando si ritrova è come se non si fosse lasciato neanche da un secondo. È dal legame che noi andiamo a creare. E questo è lo facciamo noi, siamo noi i protagonisti di questa azione di creazione del legame. Danila, esiste l'amico perfetto? No, no, esiste il miglior amico, l'amico a cui vogliamo molto bene, ma l'amico perfetto non esiste perché la perfezione non esiste e di conseguenza anche noi siamo imperfetti e di conseguenza esiste l'amico che io riesco a vedere per quello che è. Perché spesso le mie proiezioni, le mie aspettative sull'altro mi portano a non far capire realmente come l'altro sta. Faccio un piccolissimo esempio. Sì. Io ho bisogno di parlare, ho un problema. Vado da un mio amico e il mio amico fondamentalmente mi dice usciamo. E io rimango, no? Un po' strana, perché forse invece di uscire avrei voluto stare in un posto chiuso a parlare. E quindi penso che la sua modalità potrebbe essere di non interesse nei miei confronti. E invece no, e invece il suo modo di risolvere quella situazione è farmi distrarre, portarmi fuori da una situazione di non comfort per vivere una situazione di comfort. Ok? Di conseguenza. Questo cosa voleva intendere? Voleva intendere che tutte le persone che ci sono intorno vanno viste per quello che sono loro, non per quello che io mi aspetto da loro. Perché se Certo. io vivo nell'aspettativa di essere un me stesso replicato, probabilmente io non troverò mai poi la persona amica veramente. È solo quando io capisco chi c'ho di fronte che posso effettivamente definirlo amico, con tutte le sue, diciamo, caratteristiche positive che può darmi e da cui posso anche trarre anche inavvertitamente degli insegnamenti e degli esempi. Assolutamente. Io ti ringrazio Danila per aver parlato di questa tematica. Oltre a scegliere chiaramente un film che è un capolavoro, secondo me, parlare di temi come amore, come amicizia, che è appunto una diversa forma d'amore, è importante perché ognuno di noi vive la quotidianità, ognuno di noi vive un'amicizia, con diverse sfaccettature e probabilmente alle volte ha bisogno di ascoltarsi, ascoltare l'altro per poter comprendere un po' anche, come dicevi giustamente tu, le modalità, il suo modo di essere amico, perché non siamo Esatto. assolutamente tutti uguali. Quindi intanto Assolutamente. grazie Ricordiamoci mille. sempre questa cosa, no? Esatto. Scusami, Prego. dell'unicità. Cioè, io questo discorso lo stiamo facendo in mille lingue e mille salse, che per me è fondamentale. Siamo unici. Quindi non c'è un replicante di noi, da nessuna parte, in nessun modo. Ci sono altre persone uniche con cui entrare in contatto e in relazione. Benissimo. Io volevo ricordare, adesso che siamo in chiusura, dottoressa, che nella scorsa puntata abbiamo annunciato un tuo evento che si è tenuto proprio il 29 maggio. Ma com'è andata? A questo punto informiamo i nostri amici. Allora, è stato un evento che ha avuto molto molto successo, quindi probabilmente verrà replicato, avevo un Ah, pochissimo ottimo! doubt, assolutamente. E il mio intervento era proprio sul sostegno dei genitori, quindi il sostegno genitoriale e far comprendere lo sviluppo neuronale, quindi dei ragazzi, dei bambini e ragazzi, per comprendere meglio quali possano essere i nostri comportamenti funzionali alla loro crescita per un buon rapporto e una buona armonia familiare. Quindi grazie che me l'hai chiesto, è andato molto molto bene. Non a caso, insomma, nelle immagini che abbiamo visto del trailer del film di oggi c'era molto, no, di discussioni familiari, c'era molto che appunto riguardasse il rapporto con i figli, anche abbastanza complesso, famiglie, come dire, allargate, mettiamola così, che ricordiamo ai nostri amici è stato anche l'argomento, il primo argomento che abbiamo affrontato insieme in questo meraviglioso percorso che stiamo portando avanti. Assolutamente. La famiglia allargata, secondo me, ha proprio bisogno della mia figura perché posso cercare insieme a loro di costruire un'armonia. Perché Esatto, che è quello di cui riusciamo abbiamo poi a far bisogno. uscire fuori le vere parti, a volte anche molto positive, che poi per accredini diversi non si vedono. Bene, ricordiamo il tuo sito web prima di andare via. www.danielevincentis.it, vi aspetto, scrivetemi, ricordatevi, il primo incontro è gratuito, ci facciamo una bella chiacchierata insieme. Grazie mille, come sempre un piacere, ti auguro buon weekend e ci vediamo il prossimo venerdì. Assolutamente, un bacione a voi e Un buon weekend. bacio, Ciao cara, ciao ciao, ciao a tutti. buon weekend e buon lavoro. A casa di amici, il salotto di Radio Roma.